partire per un viaggio di esplorazione sopra le città. Costruirono una mongolfiera capace di volare leggera come una nuvola nel cielo. In una valigia misero le loro cose preferite, biscotti, succhi di frutta e poi pennelli, colori e alcuni barattoli pieni di fantasia e creatività. Una mattina, mentre tutti ancora dormivano, i ragazzi salirono a bordo della mongolfiera e partirono su in alto nel cielo blu. La mongolfiera volava sempre più in alto e la loro casa si fece sempre più piccola e lontana. Per un attimo furono presi da un brivido di paura, ma guardando i gabbiani e gli aironi che volavano al loro fianco, si sentirono più sicuri e coraggiosi. La mongolfiera volò per giorni e giorni, fino a quando i ragazzi videro una città davvero molto strana. Sembrava spenta e dimenticata, non si vedeva nessun colore. Dall'alto i tetti delle case sembravano tutti grigi, il sole non splendeva più e senza la sua luce e i suoi raggi tutto sembrava più freddo e spento. Decisero di scendere a terra per capire cosa fosse successo. La città era triste, monotona, sbiadita, insieme ai colori se ne erano andati anche i sogni. La gente del posto ormai si era rassegnata e tutto questo sembrava normale. Quasi nessuno ricordava più come era un tempo la città, ricca di colori, musica e allegria. Aveva tanto bisogno di sole e in mezzo
freddo e grigio, stanotiva sempre. E giù! E giù! Tutta colpa di quella brutta strega! Ma quale strega? Dovete sapere che tanto tempo fa la strega Cancellina, invidiosa della gioia e della serenità della nostra città, volando sopra di noi con la sua scopa, lanciò la maledizione sulla città e cancellò tutti i colori. Ha ha ha! Il cielo ora è grigio uggioso, ma quanto mi piace il grigio! Cancellò il verde dei prati, i colori accesi dei fiori e il giallo caldo del sole. Portò via la felicità e la spensieratezza, creò un'atmosfera malinconica e scoraggiante, tanto che la città venne chiamata Grigio Town. Proseguendo nel loro cammino, i ragazzi incontrarono altri abitanti della città. Manuele, palettiere, cucinava il suo pane grigio e il sapore sbuffava tutto il giorno. Ma il fioraio vendeva solo fiori grigi e per la tristezza piangeva sempre. Nell'aula tutta grigia e buia, Ernesta, la maestra, sbadigliava tutto il giorno insieme ai suoi alunni. E a Giulietta, la parrucchiera, tutte le tinte per capelli venivano fuori grigie e i suoi clienti si arrabbiavano sempre. Anche gli altri abitanti di Grigio Town non facevano altro che piangere. Grazie alla tavolozza di Benedetta,
Lentamente la città tornò a brillare e a riflettere tutti i colori e si riempì di gioia e allegria. Prima di riprendere il loro viaggio, i ragazzi donarono alla strega Cancellina un nuovo vestito tutto colorato con la speranza di convincerla a buttare via il vecchio abito grigio. Agli abitanti di Grigio Town donarono uno scrigno pieno di colori per ricordare loro che in una città colorata si può danzare, fare festa e condividere con gli altri tutti i sogni più belli. Forse anche la nostra città qualche volta diventa ai nostri occhi grigia e triste. Per questo noi dobbiamo mettere in moto tutte le nostre energie e risorse e rallegrare il mondo che ci circonda con la nostra tavolozza di colori. Siamo convinti che l'arte, in tutte le sue forme espressive, stimoli il pensiero creativo e ci permetta di lasciar fluire senza limiti né timori i nostri desideri e le nostre emozioni.